Ora modifichiamo un attimo il programma e viene a presentare il libro dottor Valerio Scrivo, intervistato da Pasquale Vestanti. Anche loro hanno mezz'ora di tempo. Grazie a voi. Oh, buonasera a tutti, un applauso se no non cominciamo. Allora, buonasera a tutti, per chi non mi conosce mi chiamo Pasquale De Santis, vengo dal sud come il nostro Valerio e sono 4-5 anni che seguo più o meno questa vicenda, poi sono passato da uno psicologo all'altro, sto cercando ancora quello buono. E, in che senso sei passato da un psicologo all'altro? Chiariscicelo, perché sono diventato pure io psicopatologico come caso. E, ho creato un format che va in onda il venerdì sera su Florence International Radio, che salutiamo Daniele Bronzi. E, io lo faccio il venerdì, tu lo fai il giovedì, la notte del mistero, presenta la nostra Debora Ponzio. Perfetto. Oh, un applauso ad Albert, perché capisco quanto sia difficile poter organizzare un evento e lui è stato vi spoilerò la puntata di venerdì, faccio pure la pubblicità. Vi spoilerò la puntata di venerdì prossimo. Ringrazio sempre Luca, Francis che mi hanno accompagnato in alcune puntate. La farò su Zodiac, quindi sintonizzatevi. Con Valerio, quindi, e facciamo un'intervista all'americana, Valerio, perché non abbiamo preparato niente, per cui ci inventiamo tutto al momento. Dunque, la tua esperienza di scrittore comincia nel 2014, giusto? Allora, il 2014, che succede nel 2014? Io pubblico un libro che è questo attuale, solo che ha cambiato di nome perché ho cambiato casa editrice e l'ho aggiornato ovviamente. In realtà questa era la tesi del master fatto con il professor Mastronardi, il master di secondo livello. Ed è l'unica tesi che il professor Mastronardi ha voluto pubblicare. Però non ho pubblicato la tesi, poi ho pubblicato un lavoro intero. Per me questa esigenza di scrivere un libro nasce dal fatto che non credo più che verrà scoperto questo assassino. Non verrà più scoperto perché adesso ci sono delle sentenze che dicono che sono i compagni inerenti. Poi non c'è più un pool, c'è credo solo un ufficio con un uomo solo. Quale è un lavoro imponente invece quello del posto di Firenze. Ancora oggi secondo me avrebbe bisogno di un pool. Siccome non ci credo che verrà più risolto questo, almeno dalle fonti ufficiali, io ho scritto un libro che è per tutti, per me questo libro è uno strumento di lavoro. Come si chiama questo libro? Si chiama Occhio Ragazzi. Occhio Ragazzi? L'ho chiamato così perché sono rimasto impressionato da una locandina che non avevo mai visto, una locandina dell'89. Occhio Ragazzi, credo che sia l'ultima che abbiano fatto, ma non l'ho mai vista. Mi è piaciuto, poi mi sono ricordato un po' anche del nostro caro Vicky White, che faceva, quindi insomma, è stato un omaggio un po' anche a lui. La voce? Alza un po' la voce. L'editore chi è? Le Case Book Editore. Tra l'altro io ho avuto difficoltà a pubblicare questo libro, insomma, ma non difficoltà di che genere. Purtroppo le case editrici ho notato che non ti spingono molto. Infatti ho dovuto ritirare il mio libro dalla casa editrice perché la casa editrice non riusciva a contattare l'editore e a un certo punto ho detto guardi, lasciamo perdere, poi non è mai uscito un'edizione cartacea. Invece Brunoro e Pezzan lo hanno fatto subito, nel giro di un mese l'hanno pubblicato. Guarda Valerio, io ti auguro di avere il successo editoriale di Giuseppe Di Bernardo che è arrivato a 150.000 copie, per cui ti auguro di arrivare. Senti, ti faccio varie domande veloci. Sì. Allora, per te il mostro di Firenze è uno solo? Certo, il mostro di Firenze è uno solo. Uno solo. Che comincia? Nel 68. Ok, geograficamente dove lo dobbiamo collocare? Allora, quando ho iniziato lo studio del professor... c'è una precisazione che devo fare. Alza un po' la voce. Per me è stato... Io alza un po' la voce, sono molto interessati, però se non si sente niente ce ne andiamo a casa. Mi dispiace. Allora, io
io considero molto il lavoro che hanno fatto i criminologi, il professor De Fazio, quindi la scuola di Modena. Però mancavano dei profili, mancava il profilo geografico, vittimologico, io poi mi sono interessato quello tattico, strategico, mancava, però avevano un ottimo profilo psicologico e ce l'aveva anche il professor Bruno. Per me, infatti nel mio libro non c'è questo profilo, perché c'è già, è stato ben fatto da loro. Quindi io diciamo che ho colmato questi vuoti. Quando ho iniziato il profilo geografico io ero convinto che mi avrebbe portato a Signa. Invece ho visto che invece mi spostava verso il Mugello. Certo, tu ipotizzi che il mostro si trovi tra Borgo e Vicchio, giusto? Sì, in uno di quei casolari, sì, diciamo quelle sì, case. Sì. Perfetto. E dimmi l'altra cosa, Valè, ne hanno parlato pure prima, come mai 6 anni e poi 7 anni? Come mai tutte queste distanze temporali? Allora, io questi sarebbe con i golf, ma io li distingo nel libro. Chiamo periodo di ibernazione, quelli lunghi che vanno dal 68 al 74 e dal 74 all'81. Invece chiamo letargo quelli nell'interruzione fra un anno e l'altro. Perché li distingo? Perché secondo me appartengono a due momenti psicologici diversi di questo soggetto. Ovviamente non lo conosco e non lo posso sapere perché si è bloccato dal 68 al 74 e dal 74 all'81. Lo posso solo presumere. Lo posso presumere perché forse il 68 è stato il suo primo omicidio, può darsi che gli abbia creato un notevole stress, c'era il bambino, questo un po' lo dicono anche quelli dell'FBI, oppure ha aspettato che si esaurisse la vicenda giudiziaria. Nel 74 si è fermato perché per me lui colpisce nel suo territorio. Infatti, al contrario di De Micheli, per me, pare aver capito che avesse una conoscenza di Stefania, per me sì, avevo una conoscenza di Stefania, ma era una conoscenza voyeuristica, cioè lui è un guardone, per me lui è un guardone perché le sue vittime sono le stesse come dire, vittime dei guardoni, tali quali i reici. Lui non fa altro da guardone diventare assassino. Ok, ma perché tu non hai mai contemplato un omicidio di gruppo? Perché lo escludi? Lo escludo perché non ci sono lo escludo perché io credo un po' nei fratelli Grimm, nelle favole. I fratelli Grimm pensano che uno del genere è un orco, e per me è un orco. Non c'è niente che mi faccia pensare diversamente, perché tutta la letteratura porta verso questo. Non c'è nessun elemento per poter pensare che sono omicidi di gruppo, innanzitutto perché i tempi sono troppo lunghi. Andiamo dal 68 all'85, certo. Sono 17 anni ed è più facile pensare che sia uno solo. Poi gli omicidi di gruppo, il professor Laurino ce lo può dire, non avvengono in questo modo. Gli omicidi di gruppo sono omicidi sadici sessuali. Tu la vittima la tieni in vita, non la uccidi subito come fa il mostro di Firenze, perché ti diverti con la vittima. Un gruppo si diverte con la vittima. Ci sono torture sulle vittime, cosa che non fa il mostro di Firenze. Certo. Quindi non ci sono proprio tracce che dimostrino che ci sono più persone. A tuo avviso le vittime sono conosciute, sono seguite, no, oppure sono no. Completamente casuali? Allora, sono completamente casuali quella al di fuori del suo territorio, sicuramente. Quindi per me dal 68 all'85 solo due coppie sono nel suo territorio. Uno è quello del 74 e uno è quello dell'84. Però io credo che conoscesse, però ripeto, da un punto di vista voyeuristico, solo quella dell'84. Non so se, del 74, per l'accanimento che ha dimostrato nei confronti di Stefano Pettini, anche perché io credo che abbia interagito con la famiglia. Lo spiego perché nelle carte si legge che una cugina, comunque una parente di Stefania Pettini, va a chiedere. È stato appena scoperto l'omicidio, sono arrivati i carabinieri, va a chiedere che fine ha fatto la borsetta della Pettini. A me è sembrato strano che un omicidio così è il peggiore che abbia fatto dal punto di vista sanguinario, insomma uno gli viene in mente di andare a fare una domanda del genere che i carabinieri non si erano posti. È la stessa, è questa. Loro dicono che noi l'abbiamo cercata la borsetta ma non siamo riusciti a trovarla. Però anche che ti arriva la telefonata anonima che ti indichi il punto esatto dove andarla a cercare, non è che sono andati proprio a colpo sicuro, e questo ce lo dicono i carabinieri, quindi è nelle carte. Io la mia ricerca è fatta solo sulle carte,
Io mi sono domandato come mai questo delitto inizia con il desiderio da parte, diciamo, dei familiari di sapere che fine abbia fatto questo oggetto, e stranamente questa, diciamo, questa curiosità dei familiari, se l'assassino ha fatto la telefonata ovviamente, coincide proprio con l'esigenza dell'assassino. A me pare proprio strano, è come se lui avesse voluto aiutare a trovare la borsa. Io credo di sapere perché lui voleva questo, però fa pensare anche un'altra cosa: se lui ha fatto la telefonata, e può averla fatto solo lui, perché io sono poi andato in un campo di mais, cioè nel periodo in cui c'è, a settembre, ho preso una borsetta e l'ho messa cinque metri dentro. Non sì. vedi niente, non sì. la vedi la borsetta. Ma c'è perché? Perché il mostro vuol far ritrovare la borsetta? Perché lui ti dà una falsa pista. Lui è, per me lui ti vuole dare un'indicazione. Cioè la borsetta è là e lui è scappato dall'altra sì, parte. Per me lui ha fatto secondo te. Secondo me ha fatto questo. Perché lui è nel panico. Lui ha colpito nel suo territorio, non ce la fa, lo farà due volte, e due volte arriveranno delle telefonate, il 74 e l'84. Però io non sono arrivato a pensare che lui sia del Mugello perché ci sono le telefonate. Io ci sono arrivato perché ho visto i movimenti di questo assassino. Io ci sono dei punti fermi, fissi, che sono le scene dei crimini. E per me escludere il 68 è un errore perché tu quello è come se tu lo attribuissi a questo assassino e lo escludi. Invece no, non lo devi escludere, perché se domani, e io spero che ci sia un domani in cui qualcuno o si fa vivo, o trovano la pistola, o trovano un feticcio, che so, da qualche parte, io credo che tutto si incasellerà, tutto, non avrai nessun dubbio che questo è il mostro di Firenze. Si incasellerà perfettamente nel 68, nel 74, certo. nell'81, dappertutto. Per te la pistola è sempre la stessa? Certo. Custodita da qualcuno o custodita da lui sempre? Da lui fa tutto da solo. Ok, però perché colpisce in questa zona di Firenze e poi vai a colpire nel Mugello? Perché? Beh, questo lo spiego nel libro, è una cosa troppo complicata per spiegarla. Ma in breve, facci capire. Allora, io faccio anche una sorta di investigazione negativa. Perché non colpisci in alcuni posti? Perché non fa alcune cose? Ponendoti queste domande, cerchi di capire perché fa qualche altra cosa. Io mi sono accorto, ma non subito, ci sono avuto qualche anno, mi sono accorto che nella zona di Pontassieve lui non colpiva mai. Infatti non ha mai colpito tranne nel Mugello. Mm-hmm. Nell'altra zona invece diciamo colpisce... Diciamo Firenze Oest, in effetti non c'è niente. Ma lui colpisce proprio dove... Infatti io lo chiamerei l'assassino della 1, perché questo è un assassino, perché colpisce vicino ai caselli autostradali. Non è che colpisce lontano, a 30-40 km da un caselle, dall'altro lato, dico. No, lui si trova sempre vicino ai caselli autostradali. Una sola volta non lo fa, e non lo fa a Baccaiano. Si è spostato troppo, lui però, siccome è un predatore, ha trovato l'occasione e ha colpito. Però gli è andata male. È andata male perché questo è l'unico delitto in cui viene subito scoperto. Noi sappiamo l'ora del delitto di Baccaiano, che è quello più sicuro di tutti. Certo. Allora lui si è trovato in difficoltà a recuperare, secondo me, la macchina, a recuperare l'autostrada, perché secondo me l'autostrada è il suo campo, è la sua seconda base. C'è una base che è, diciamo, la sua abitazione. Poi c'è l'altra base che è l'autostrada. Qui siamo là di Firenze Nord, Firenze Sud, sì, più o meno. Lui si sposta da Barberino di Mugello. No, Barberino di Mugello lui non lo tocca, infatti. Mm. E lo spiego io perché non lo tocca. Perché non ha senso colpire lì dove c'ha lo svincolo lui. Lui l'autostrada serve per percorrere un tratto di strada. Una volta che è sull'autostrada lui è tranquillo, è sicuro. Certo. E come dire, è nella sua base. Però cosa fa lui? Siccome impara dai propri errori, come lo facciamo tutti quanti noi, cosa fa? Non farà più delitti lontanissimi dalle sue basi. Le sue basi, intendo, uno lo fa nell'83 e si trova vicino al casello, e siamo a 6 km, a 4 km dal casello. Sì. Nell'85 a 6 km dal casello, quindi è vicinissimo al casello. Nell'84 invece lo fa, secondo me, a pochi chilometri da casa sua. Senti, perché, scusami. Prego, Valerio. Perché questo assassino, come penso tutti gli assassini, tutti i criminali, la prima cosa che pensano non è andare a uccidere, certo, questo è il loro obiettivo, è la propria sicurezza. Loro non commettono un reato, non fanno un omicidio, e secondo me anche il mostro di Firenze, se non è sicuro. Io credo che ci siano stati, penso, anche
come dire, agguati abortiti, non lo sapremo mai ovviamente, però non credo che ogni volta che è uscito questo ha avuto la fortuna di trovare quello che cercava. Però questo un po' cozza con la storia della luna nuova. Io invece ho riflettuto, ma questo ha veramente bisogno della luna nuova oppure è solo una sorta di coincidenza? Però certo, 8 omicidi su 8, quasi vicino alla luna nuova. Ho pensato, o c'ha una sua strategia o ha un suo mondo magico. Lui ha un suo mondo magico, ha le sue superstizioni, per cui a lui la luna nuova magari serve, magari viene da un ambiente contadino. 8 omicidi accertati, sì. Però diciamo che lui a caccia ci è andato molte altre volte a vuoto. Non lo so. Secondo te? Non lo so, non lo posso sapere. Ma non però... penso che è uscito e ha colpito sempre. Esatto, no? Esatto. Non penso. Non lo so. Non credo. Però credo che lui ogni volta che colpisce in qualche modo si premonisce per la via di fuga, intanto. Lui ci rimane poco sulla scena del crimine, lui uccide, fa le... però non è che sta lì tutto questo tempo, lui appena può se ne va, certo. Però se ne va sempre in totale sicurezza, quindi prima di muoversi, per esempio una cosa che non mi torna, è come mai questo non è mai stato visto da altri guardoni, perché nessun guardone ha detto, oh, io ho visto il mostro di Firenze colpire, non c'è nessuno che l'abbia visto. Eppure lui va in posti dove i guardoni ci sono. Certo. Come mai lui evita questi guardoni? Perché secondo me è un guardone anche lui e quindi sa dove si nascondono gli altri guardoni, cioè almeno sa qual è la loro... Certo, il delitto di Mosciara è emblematico in questo, no? È proprio... Sì, esatto. Ascolta, entrando nella mente del serial killer, no? Sì. Perché è così sadico nel 74? Allora, sadico... è una parola un po' grossa perché il sadico in genere si accarisce su una vittima che vive, è vivente, quindi ha il piacere nella tortura. Questo è un tratto che non ha il mostro di Firenze. Però nel 74 sì, c'è questo accanimento. Del picarismo, il traccio di vita, per esempio, come lo immagini tu? Perché? Io penso che sia un assassino in evoluzione. Lui magari inizia col traccio di vite, ma poi comincia a pensare a portarsi proprio, diciamo, il reperto a casa. Io ve lo spiego in questo modo, l'accanimento contro la Pettini. Siccome questo è un guardone ed è un guardone di quella zona, io credo che le fontanine di Rabatte, forse anche la boschetta di Vicchio, sono luoghi che lui frequenta da guardone. Infatti credo che qualcuno... Questo non è un guardone come Spalletti, che magari lo sa la moglie, lo sanno tutti che è un guardone. No, questo è un guardone che nessuno sa che è un guardone. Però credo che qualche volta qualcuno deve averlo visto. Non commettere i crimini, ovviamente, ma deve averlo visto in qualche modo nascondersi oppure uscire da qualche cosa. Quindi magari si è fatto vedere, ma questo che ci fa? Come mai? Ma non l'ha mai associato al mostro di Firenze. E io infatti spero, io questo libro vado a presentare a Vicchio, ci vado apposta, perché secondo me se vogliamo risolvere questo, se ho ragione ovviamente, se il mio ragionamento è esatto, la vai a trovare nell'ufficio anagrafe di Vicchio, devi sapere chi erano gli abitanti di Vicchio nel 1985, chi erano? Io l'ho già fatto. Non ho sentito, ripetere. Cosa non ha sentito? L'ultima cosa? Dicevo che la caccia a questo soggetto magari la puoi andare a trovare, se è di Vicchio, come penso io, nell'ufficio anagrafe, sapere chi dal 68 all'85 viveva lì, basandoci ovviamente si va per esclusione, cioè se uno che ha un notevole handicap lo escludi, se uno che in quegli anni era in galera lo escludi, se era all'estero lo escludi. Il mostro che tu presenti è un mostro mai entrato nelle indagini? Mai entrato nelle indagini. Senti, spiegami perché colpisce due coppie straniere, 83-85. È un opportunista, lui non è che fa una scelta, non è che dice questo l'ammazzo e questo non l'ammazzo. Quel momento però questa coppia per lui è particolare, questa è una fotocopia del delitto dell'83, perché abbiamo turisti, quelli erano francesi, tedeschi nell'83, francesi nell'85, non sono all'interno di una macchina che fanno l'amore, né nell'83 né nell'85, perché nell'85 sono in una tenda, e quindi è come se lui a un certo punto... Settembre,
È settembre, esatto. Bravo, è settembre, fine estate. E non solo, hanno lo stesso castello di riferimento. In effetti 83-85 possiamo immaginare, Francis, se ne parlammo, forse ultimo weekend del mostro che poteva colpire, perché? Perché finiva la caccia e iniziavano le scuole. Questo ce lo diceva lei, ed è importante questo. Questo vedete è stato importante per lui, perché questo io non credo che sia uno all'interno delle indagini, io non credo proprio. Però è uno che si informa molto bene. Lui legge i giornali, sente i telegiornali, ascolta le interviste, c'è il professor De Fazio che ne fa di interviste, secondo me. Lui lo teme il professor De Fazio perché lo descrive meglio degli altri. Quindi io credo che lui ha capito a un certo punto nell'85 che le forze erano un po' cambiate. Innanzitutto lui era il padrone del territorio. Era lui che controllava il territorio e gli altri non riuscivano a controllarlo. Però dai giornali legge che sono stati allertati i casellanti delle autostrade, che ci sono le autocivette, che in qualche modo allora c'è un controllo sul territorio, lui se ne rende conto, e credo che quelle missive che manda ai magistrati, perché io penso che le mandi lui, dove dice Vigna Canessa Fleury, sì, il proiettile. Sì, però c'è scritto, un casellante ha visto... Sì. Ecco, quello secondo me l'ha terrorizzato, perché pensa, ma non è che mi ha visto veramente. Allora lui manda queste lettere, sperando che la notizia finisca sui giornali, ma non finisce sui giornali, perché lui deve stimolare la notizia, deve cercare di capire a che punto sono le indagini, però si è anche reso conto che, secondo me, ora è in una situazione perdente, quindi gli conviene ritirarsi. Non credo che si volesse ritirare per tutta la vita, però forse poi ha avuto qualche cambiamento, forse è morto, forse si è sposato, non lo so. Qualcosa è successo nella sua vita per cui è andato in remissione, ma le sue fantasie sono sempre rimaste. Per me quest'uomo, se è ancora vivo, le fantasie ce l'ha, le tiene sotto controllo, ma ce l'ha. Quelle moriranno quando morirà lui. Oltre a manifestarsi sicuramente con la lettera alla della Monica, no? Sì. E del mostro, tu dici si manifesta anche nel 74 facendo lui la telefonata, giusto? Anche nell'84. Quella del Farini? Quella del Farini. Perché il Farini chiama? Allora, ovviamente bisogna... Sono perché questa è la domanda, Fresi, questa è la domanda che faccio sempre, no? Il fatto che tu ammazzi alle 11 di sera, no? 10 e mezza. Di sera, no, la necessità. All'84 di sì. No, alle 9 e mezza è colpito. 9 e mezza, 10. Ok, la necessità di chiamare 6 ore dopo, quando tu, mostro, sei già a casa, tranquillo. Aspetta, no? Lui chiama alle 4 e 28. Sì, però i carabinieri arrivano lì alle 4 e 10. Lui telefona 20 minuti dopo che sono arrivati i carabinieri. Lui prima non è che chiama prima, chiama dopo. Quindi chiama perché secondo me ha una sua esigenza, sì. Perché questo se fa una cosa del genere si sta rischiando. Cioè non è riuscito a risolvere in quelle 6 ore di tempo. Oh, sì, secondo me ha avuto un problema. Però lo lascio vedere. Lo sa che hanno trovato i morti. Sì, secondo me lo sa. E quindi non essendo i cellulari l'ho avvertito, diciamo, presenziando sulla zona anche a distanza, ma è questo il discorso. Sì, io dico che è questo. Ma io penso che i carabinieri ci sono arrivati lì con le luci, con i lampeggianti. Sono arrivati. Quindi era visibile da un chilometro. Sì, perché secondo me lui quella zona te la sta controllando sempre. Sì, poi forse ha avuto un problema nel tornare a casa e questo devo dire che è stato l'intuizione di Emanuele Santatrea. Ma come no? Dico, ma forse hai ragione tu, Emanuele, forse lui non sa come tornare a casa perché c'è un'auto che lo blocca, fai la telefonata e l'auto effettivamente si sblocca perché dove va? Va a vedere l'incidente, cioè li manda alla Saccinale. Mi è sembrata diciamo l'ipotesi più giusta questa, che ripeto è di Emanuele. Io invece avevo pensato che lui lo facesse per un altro motivo, lui lo facesse perché se uno telefona e ti dice c'è stato, anche perché avevo una informazione sbagliata, avevo capito che lui aveva segnalato l'incidente proprio alla boschetta, invece no, lui la segnala a Rabatta, e quindi in questo senso ho cambiato parere. Quindi secondo me il motivo potrebbe essere quello che ci dice proprio Emanuele Sant'Andrea. Sì. Ma lui lo segnala alle 4.28. Sì, alle 4.28. L'incidente, sì. Che per me era un'anticipazione di quello che farà nell'85, cioè lui spera
di mandare una pattuglia con il ritardo che avrà a partire dalla caserma arrivare sul posto. Siamo praticamente ancora in estate, tra poco viene l'alba, quindi lui fa i suoi conti e dice: se io mando la macchina che non mi trovo l'incidente, fa avanti e indietro solo a San Ginalese, poi magari vedrà questa banda parcheggiata. In qualche modo lui sperava che trovassero l'omicidio con questa telefonata. No, io invece non credo che abbia fatto la telefonata per far trovare i ragazzi, perché i ragazzi erano già stati, presumo, I ragazzi sono già stati trovati. Perché sì, tempo i ragazzi vengono trovati alle 3:15 dal Beccherini, no? Mentre sì, capitasse a Firenze, lui magari era già bello tranquillo, lui la telefonata l'ha fatta una capire. Ma la mia teoria era proprio questa che stai dicendo. Questa è la domanda che avrei fatto io, da dove telefona? Telefonata lì, telefonata. Secondo me c'era una cabina telefonica. Dove hanno telefonato? C'è problema della stazione di Vicchio, la cabina telefonica. Sì, no? Ma i ragazzi credo che abbiano telefonato a una cabina che non so se ci sia ancora, che era vicino alla scena, insomma a qualche crisi. Quando lui fa la telefonata dove l'hanno fatta i ragazzi? Non c'è più. Usano lo stesso. Non c'è più. C'era una cabina telefonica prima lì. Però io avevo pensato quello che stai dicendo tu. Lui chiama dalla comfort zone, cioè lui chiama quando è già nelle vicinanze di casa, chiama dalla cabina. Io infatti avevo dato questa lettura, ho detto lui chiama per far credere che non sa che sono stati trovati i ragazzi, perché lui non è di lì, lui sta a Firenze, come dici lui tu. Non sa, per me non sapeva. Facciamo, faccio l'ultima domanda. Ma questo è quello che secondo me lui ti vorrebbe far credere. Questo è quello che avevo pensato io prima. Poi invece diciamo, potrebbe essere vero. Ma credo che abbia più ragione Sant'Andrea, deve aver avuto un motivo pratico, lui ha avuto un motivo pratico, doveva farla sta telefonata, se no non l'avrebbe fatta. Sì, ma da domicilio è successo attorno alle 10:15. Sì, metti che abbia finito ma lui non è andato a casa, secondo me. Sì, sarà andato a casa, avrà portato i feticci, però poi è rimasto in zona perché lui è della zona. Io penso che lui sia stato uno di quelli che si è aggregato per andare a cercare i ragazzi. Secondo me sì, perché c'era mezzo paese, non è che era solo lui. Certo. E quindi lui, ecco perché secondo me lo ha saputo, non dico che l'abbia saputo, perché loro credo che chiamano i carabinieri, ma forse avvertono anche i familiari, noi non lo sappiamo questo. Sì, Valerio, cioè, noi per esempio ipotizzavamo anche che lui potesse essere andato sul luogo della scena del crimine perché avesse dimenticato qualcosa, ma avesse perso qualcosa, Vicchio. Nell'84, in che senso? Che lui è ritornato sulla scena del crimine? Sì. Però non risulterebbe, perché questa telefonata lui la fa dopo che sono stati trovati i corpi e non mi pare che abbia trovato qualcosa che lui ha dimenticato. Quindi non mi sembra. Valerio, ultima domanda, perché finisce nel settembre 85 il mostro? È perché l'ho detto prima, perché lui da una situazione di vantaggio si è trovato in una situazione di svantaggio, ha capito che l'avversario non è più quello di qualche anno prima, perché ora ci sono i criminologi, c'è il controllo del territorio, ha capito che si sono infurbiti, che sono diventati, come dire, al suo stesso livello, quindi preferisce ritirarsi, perché se commette un altro delitto potrebbero acchiappare. Sì, io penso che l'abbia fatto per prudenza, perché è una persona intelligente, sa valutare le forze e quindi ha capito che qua mi devo ritirare. Ripeto, non credo che si volesse ritirare per sempre, ma poi si è ritirato per sempre. Abbiamo finito. 8 ragazzi di Valerio Scura. Ok, possiamo iniziare. Sì. Prima domanda. No, prima domanda. Intanto cerchiamo di partire il mostro di Firenze, la vicenda del mostro di Firenze sappiamo dura più da 50 anni, però all'interno della vicenda del mostro di Firenze avviene tipo una specie di macchina del tempo. Perché? Perché si arriva al 1982 e da lì si torna indietro nel tempo. Si arriva al 1968, perché vuoi per il ricordo del maresciallo Fiori, vuoi per una lettera anonima, si viene a scoprire che la pistola ha sparato nel 1968. Allora, premetto che il libro di Giampaolo non l'ho letto ancora, però so il lavoro che ha fatto. Però ce l'hai. Però ce l'ho, vabbè, l'ho andato ieri. Però so il lavoro che ha fatto, io ho seguito il lavoro di Giampaolo, è stato veramente un lavoro eccezionale, un lavoro da amanuense, perché è tornato appunto sul 1968
come una lente di ingrandimento su quel delitto lì, perché quel delitto lì per tanti è la genesi del mostro di Firenze. Quindi io ti passo la palla con la domanda: perché il 1968? Cosa ti ha spinto a fare questa ricerca approfondita? Sì, allora il 1968 non solo per me, ma anche a livello processuale, rappresenta il primo delitto del mostro di Firenze, o perlomeno il primo delitto perpetrato con la stessa pistola che poi ha utilizzato il mostro di Firenze. Quindi questo è un dato acclarato, cioè il fatto che, ma non perché lo dica io, è acclarato a livello processuale. Tanto che a livello processuale, nei processi ai compagni di Merende, nonché al processo Pacciani, si è dovuto fare un salto logico, un volo pindarico e pensare a un passaggio di mano della pistola, chiaramente in direzione Pacciani, per poter giustificare il 68. Perché il 68 nessuno è riuscito a inserirlo in un continuum criminologico nella scia di delitti perpetrati dal mostro di Firenze. Però la pistola è la stessa. Ora, non guardate e non considerate che specialmente ultimamente molte persone tendono a dire potrebbe non essere la stessa pistola, ci potrebbe essere un depistaggio, i bossoli potrebbero non essere quelli che furono inseriti dal perito Zuntini e cose di questo genere. A livello di indagine, queste ad oggi, dopo 55 anni, perché il 21 agosto di quest'anno sono 55 anni che sono stati uccisi Barbara Loci e Antonio Lo Bianco, a distanza di 55 anni nessuno è mai riuscito a dimostrare una cosa diversa. Anzi, che la pistola non fosse quella. Credo che sia l'unica certezza, no? Probabilmente è l'unica certezza questa. Quindi da qui dobbiamo necessariamente partire. Ora, perché il 68? Ecco, spiega anche un po' appunto il lavoro. Io ho seguito il tuo lavoro, lavoro penso che non sia mai esistito in tutta la vicenda del mostro di Firenze un lavoro così, uno scritto così. Penso. No. Puoi spiegare un po' da dove sei partito? Prima abbiamo assistito alla presentazione di altri volumi, certo, appartenenti al genere narrativa, appartenenti al genere fumettistico. Ognuno con una teoria, ognuno presenta una teoria. Nel mio lavoro, che è un saggio storico, non si presenta una teoria, ma si presenta per la prima volta integralmente tutto ciò che riguarda le indagini relative al 1968, che portarono a quattro livelli processuali, a quattro processi diversi: uno in corte d'assise, due in corte d'assise d'appello, Firenze e Perugia, e uno in Cassazione. Quindi un quadro completo. Perché è stato possibile? Infatti mi vanto di essere il primo ad aver fatto un lavoro del genere, perché ho avuto anche fortuna, è chiaro. Alcuni anni fa io feci curioso del 68, perché lo ritenevo nella mia testa il delitto che rappresenta la chiave di volta di tutta l'intera vicenda, il primo, e decisi di fare una domanda così, provai come si possono provare tante cose, al presidente del Tribunale di Firenze, di poter accedere come cittadino, come semplice cittadino studioso, agli atti appunto riguardanti e al faldone riguardante tutta la vicenda 68. I tempi di attesa sono stati lunghi,
Mi è stata chiesta la motivazione, io ho dovuto motivare, cioè quello di voler scrivere un testo riportante integralmente tutto ciò, chiaramente ritrascritto da me, perché io, non essendo avvocato di parte, non sono stato autorizzato a estrarre, un po', è una storia un po' all'italiana, non sono stato autorizzato ad estrarre direttamente i verbali, non sono stato autorizzato a fotografarli, ma potevo ritrascriverli a mano. Questa è la, diciamo, come una amanuense, quindi. Come una amanuense, io fra l'altro non ero più abituato a scrivere così tanto, e infatti i primi giorni sono stato, mi hanno convocato, sono stato, ho avuto la fortuna di essere stato convocato alla Procura della Repubblica di Firenze per 13 volte. In queste 13 occasioni io praticamente ho ritrascritto tutto con parole mie, tutti i verbali, perché non avevo altro modo. Quante ore avevi a disposizione? Avevo tutto il giorno. Tutto il giorno. Quindi ho sacrificato anche diversi giorni di ferie per questa cosa, però chiaramente la soddisfazione di poter essere l'unico, di potersi vantare. Tu hai toccato con mano. Certe, sì, io ho visto proprio, ho aperto il faldone del 68 contenenti tutti gli atti del 68, ho potuto studiarli, ho potuto consultarli, ho potuto ritrascriverli, ho potuto rivedere anche alcuni corpi di reato. Quando si dice i bossoli non ci dovevano essere nel faldone, cioè, nel faldone del 68 ci sono ancora il borsellino di Barbara Locci, in una busta di carta semplicissima, i documenti di Antonio Lo Bianco in una busta di carta, poi cosa c'è? C'è una fotografia che ritrae, originale chiaramente, che ritrae Francesco Vinci insieme a Stefano Mele, che fu portata a livello processuale come prova dell'amicizia fra i due. C'è il biglietto che scrisse con dedica, che scrisse Francesco Vinci a Barbara Locci, è ancora dentro. Quindi quando qualcuno si stupisce perché non ci sarebbero dovuti essere, sarebbero stati avrebbero dovuto distruggere quei bossoli, finiti i processi. In America a CSI questo succede. Nel 2023, non in Italia nel 1968, come non succede ancora. Basta pensare soltanto a come sono stati maltenuti e mal conservati tantissimi corpi di reato, alcuni spariti, non ci sono più. Ma riconsegnati anche, mi sembra, no? Cioè qualche cosa. Avrebbero questi atti, questi corpi di reato, fra l'altro, una cosa ancora più curiosa e interessante, alla fine del processo il giudice scrisse l'ordinanza di restituzione agli aventi diritto di questi oggetti, sono ancora lì. Quindi se non si dà, il sistema non segue neppure quello che scrivono i giudici, anzi ordinano i giudici, come si può pensare di poter andare a spiegare la presenza dei bossoli pinzati insieme alla perizia che non avrebbero dovuto esserci? Ma di cosa si sta parlando? I bossoli c'erano semplicemente perché le fotografie ingrandite dei bossoli non c'erano, non le ha fatte Zuntini, non le ha fatte. E allora ci ha messo i bossoli, che poi sono cose piccolissime. Non so quanti di voi abbiano visto un bossolo di calibro 22 long rifle. Sì, sono piccolissime. Piccolissime. C'erano 5 bossoli e 5 ogive. Stanno in una bustina microscopica. Poi fra l'altro Zuntini aveva anche, nelle sue perizie, aveva anche diciamo l'usanza di spillare direttamente, perché erano cose così piccole che non avrebbero neanche preso spazio. Tu hai visto anche qualcosa di Zuntini, la perizia? Io ho visto tutto, perché il faldone del 68 conteneva
conteneva tutte le sommarie informazioni testimoniali che furono raccolte fin da subito nel corso del tempo da più magistrati, perché anche lì si avvicendarono i magistrati, il pubblico ministero, il consigliere istruttore, il giudice istruttore, quindi ognuno di loro, indipendentemente dagli altri, quasi indipendentemente dagli altri, interrogò i vari personaggi che appunto. Quindi la perizia l'ha sempre fatta Zuntini, giusto, mi sembra? La perizia sì. Quindi no, fatta. Anche per dare una continuità all'uso della pistola, per avere la certezza che la pistola... Sì, poi il discorso delle perizie, cioè io chiaramente sto a quanto si sa, nel senso, io so che da 55 anni a questa parte tutte le perizie fatte su tutti i bossoli, non ultima la maxi perizia di Minervini del 2019, ci dicono che i bossoli sono stati sparati dalla stessa pistola. Quindi siccome sono state fatte diverse perizie, non una, ma se ne sono state fatte diverse, cioè io non ho motivo di a questo punto non ho motivo di mettere in dubbio chi sono io per mettere in dubbio 7 o 8 perizie che dicono la stessa cosa, fatte nel corso di 55 anni. Le prendo per buone, anche perché non vedo come le dovrei prendere. Però al di là di questo discorso, appunto, ho avuto... Mi vengono a prendere, anzi no, mi presento così. Sono qui. Quindi ho avuto, dicevo, fortuna, perché dopo il primo nulla osta accettato da parte del Presidente del Tribunale di Firenze, perché questo faldone sarebbe dovuto essere, l'avrei dovuto trovare all'archivio di Stato, perché passati 40 anni i vari archivi pubblici fanno una cernita di documenti, una parte li buttano via, quelli che ritengono più importanti li riversano all'archivio di Stato. Quindi il faldone del 68, pur avendo bisogno, essendo un faldone di natura penale, avrei comunque avuto bisogno del nulla osta del Presidente del Tribunale, anche se fosse stato riversato all'archivio di Stato. Questo è un elemento che è bene che si sappia. Archivio di Stato non c'era, dov'è? Mi misi in contatto con il responsabile dell'archivio che raccolse appunto tutti i faldoni che appartenevano all'archivio della Corte d'Assise di Firenze. Dice: abbiamo trovato il registro, sul registro abbiamo trovato questo, glielo scannerizzo e glielo mando per mail. Tricomi nell'82 chiede e ottiene il fascicolo senza però più restituirlo. Il fascicolo, il faldone del 68 è confluito da allora è confluito nel mare magnum dei faldoni, il mare magnum dei faldoni del mostro di Firenze, che io in un'occasione ho potuto vedere con i miei occhi mentre ero lì che consultavo. Disse: vai, vieni con me, ti faccio vedere i faldoni del mostro di Firenze. Aprì una porta, stanza, scaffalatura a tutta parete. Dice: questo è solo mostro di Firenze. Una parete intera, ci saranno stati, non so, un centinaio di faldoni. Io poi fui autorizzato esclusivamente a poter accedere al faldone del 68, perché pur essendo confluito giustamente per questioni di indagini nel mare magnum dei faldoni relativi al mostro di Firenze, è sempre stata considerato un caso chiuso. 4 gradi di giudizio chiudevano il caso, quindi non indagano più sul 68, è solo insieme agli altri per una questione relativa appunto a quel lontano luglio 82 in cui fu richiesto da Tricomi e ma mai secondo più, me anche lì l'errore, perché quello è un delitto dove c'è un colpevole
però ne manca un Evole, che viene tra l'altro condannato in tutti i gradi di giudizio, riesce a ottenere degli sconti di pena di grado in grado sempre maggiori, quindi alla fine insomma per un duplice omicidio se la cava con 13 anni. Senti, ma rileggendo nel 2023, rileggendo ciò che è stato scritto nel 68, ci si può fare un'idea diversa? Sì, allora, cioè, io... avete lettura diversa. Il problema, fra virgolette, nella mostrologia qual è? Il problema di base e lo scoglio fondamentale. La mancanza di possibilità di accedere agli atti ufficiali. E quando io ho cominciato nel 2009, poi ci sarà scritto nel libro, a interessarmi alla vicenda, io mi interessai, così, mi incuriosì dopo aver visto su Sky la serie, la miniserie sì, del Mostro di Firenze, dove c'era anche quell'attore toscano. Forconi. Sì, c'era anche lui. No, c'erano diversi attori, c'era in quella serie. Sì. E lì cominciai a informarmi. Chiaramente un blog fondamentale, un luogo fondamentale nel 2010, 2011, 2012 era il blog di Franz Vinci. Lì effettivamente s'aprivo un mondo, un mondo che è impossibile da consultare anche in altri siti a quel tempo. O poi la cosa c'è stata una proliferazione nel corso degli anni, però rappresenta sempre, diciamo, una colonna portante di tutta la vicenda. Però non sono informazioni di prima mano, cioè chi vuole studiare dal punto di vista storico la vicenda non ha a disposizione materiale di prima mano, ha a disposizione soltanto materiale di derivazione giornalistica, quindi un materiale di cui non si sa se il giornalista abbia avuto modo o la possibilità di studiare in prima persona e poi comunque profondamente rielaborato e infiorettato dal giornalista. Questo è il grande scoglio, e poi in modo estremamente frammentario, quindi un frammento da una parte, un frammento dall'altra. Cioè, se uno si approccia nel 2023 a questo caso, sono approcciato nel 2009-2010, ma se uno lo fa adesso, cioè, non sa da dove partire. Cioè, mettiamoci un attimo nella testa di una persona profana che si avvicina ora incuriosito, desideroso di saperne un po' di più di questa vicenda, comincia a sentire le messe nere, le sette sataniche e Narducci di Perugia, poi i Sardi, e poi comincia a sentire, e poi sente Pacciani, e poi però Pacciani non c'è più, ma ci sono i compagni di merende, Pacciani scagionato, i compagni di merende invece condannati. Cioè, non sa veramente da dove cominciare. Il lavoro che ho fatto io è un lavoro di ricostruzione storica, puntuale, precisa, in rigorosissimo ordine cronologico, che è fondamentale per capire le motivazioni di cosa succede dopo rispetto a quanto successo prima. Seguendo un ordine logico ho riportato tutto quanto appunto in questo ordine a disposizione del lettore che vuole sapere tutto di quello che è avvenuto nel 68 e farsi una propria opinione. Io non porto una teoria, io porto uno strumento a disposizione di chi vorrà appunto farne uso. Verranno stampate soltanto 300 copie e verranno distribuite da me personalmente per una mia scelta personale, e quindi chiaramente chi vorrà essere interessato dovrà manifestare il proprio interesse, e ho messo in questo abstract, non so se chi non ce l'ha ancora. Sono copie multiple? Saranno 300 copie, qui c'è l'abstract. Del libro 300 copie. Il libro verrà stampato entro questo mese. Sì, quindi multicopia? Sì, sì. E poi dobbiamo aprire? Da una parte si spiega precisamente quello che è il lavoro,
dall'altra parte come è strutturato, cioè due pagine. Il lavoro è più alla fine, è molto più lungo, questo è molto sono più di 300 pagine. Certo, appunto, quanto è 300? Prego. Più di 300 pagine? Sì. Quindi tutto il 68 visto con la lente di ingrandimento. Poi è chiaro di certe cose, specialmente di tutta la parte processuale relativamente alle sentenze, ho dovuto stringere, ho dovuto mettere soltanto i concetti quelli fondamentali, perché se no certo. Una cosa. Se tutta la vicenda. Però la parete. tutti le SIT, le sono fare informazioni testimoniali, ci sono tutte, che sono gli elementi fondamentali, i documenti fondamentali su cui poi i giudici hanno dovuto scrivere ciò che pensavano loro. Quindi io ero interessato alla prima parte, cioè alle sommarie informazioni testimoniali, cioè alla base sulla quale poi si sono costruiti i successivi processi. Perché se è vero come è vero che il giudice deve prima studiare gli atti, quegli atti che deve studiare il giudice sono le sommarie informazioni testimoniali. Quelle ci sono tutte. Riportate con tutti i dettagli dell'originale. Chiaramente ritrascritti da me per forza di cose, perché non avevo l'autorizzazione né a fotografare, non essendo avvocato di parte, ma solo in qualità di studioso, né fotografare, né fotocopiare e né avere una riproduzione in altro modo che non quella di... Ma di nascosto con lo smartphone come io ho fatto? Assolutamente impossibile, assolutamente una scrivania una di fronte all'altra, a distanza di 50 cm una dall'altra, in cui io ero seduto col cordone in una di su, e appoggiata una di queste, dall'altra parte la scrivania del luogotenente dei carabinieri presso la Procura della Repubblica. Le sue conclusioni quali sono? Le conclusioni non le devo trarre io. Io ho la mia personale opinione che vale per me e basta. E qual è? Sicuramente nel rileggendo tutto ciò e rianalizzando tutto questo emerge Francesco Vinci assolutamente non c'entrava nulla, Carmelo Cutrona assolutamente non c'entrava nulla, figura estremamente controversa Salvatore Vinci, emergono tantissime cose che non mi sarei neanche mai immaginato su di lui, narrazione sentita fino adesso di Barbara Locci quale spendacciona assolutamente fuori luogo, anzi emerge proprio il contrario, comunque ognuno poi si farà la sua... Nel 68 si pensava che fosse una questione di soldi. Dagli elementi che emergono è il contrario. Emerge che Salvatore Vinci e Stefano Merri avevano rapporti omosessuali. Non emerge, no, non c'è. Quello emerge negli anni 80. Emerge nel momento in cui Rotella negli anni 80 riinterroga. No. Dopo la morte di Palmerio Mene, Stefano ammette una cosa del genere, è morto già Palmerio Mene, quando lui per la prima volta parla di sue relazioni con si sa strano a Torrisi e Aset, 82-83. Infatti questo ecco i moventi. No, comunque fa specie il fatto che lui ammetta una sua omosessualità dopo la morte del padre, quando la morte del sì, ma lo stesso Salvatore Vinci non ammetterà mai di fronte a chi lo interroga una sua, diciamo, all'epoca chiamata devianza, mai ammetterà. No, mai ammesso, nonostante che gli organi inquirenti, i carabinieri avessero documentazione, o presumo che l'avessero. Cioè che Stefano Merri portava il caffè a Barbara Locci, hanno mai a letto o no? No, assolutamente no. Assolutamente no. Questa è un'infiorettatura. C'è la frase dove Stefano Merri dice la mia signora se la trombavano tutti. Sì, sì, sì. E sarebbe
Praticamente me la trombavano sotto il naso, ecco. Adesso io domani parto, come faccio a vedere su? Io sono svantaggiato nel loro confronto. Ci sono i miei riferimenti, cioè, non c'è nessun problema. C'è nessun, per chi è interessato non c'è nessun problema, però è bene prenotarsi perché le copie questi signori giocano in casa per chi... quindi se ci sono domande io volevo fermarmi infatti un attimo titolo prima. Del libro? La madre di tutte le indagini dal duplice omicidio di Signa del 1968 al mostro di Firenze? Proprio perché tutti tornano nel 68. Domanda oscena, domanda meschina. Nessuna domanda oscena. Domanda veramente meschina, prezzo di copertina del libro. 22 euro. Benissimo, io mi prenoto per l'acquisto e ti mando il contatterò allora. Prendo l'impegno per fare. Io ci ho prenotato. Ho avuto dei pensieri anche sul discorso del prezzo. Ma quanto lo vuoi vendere? 40? Che vale tanto? No, ma 25 sì. Anche a 30, anche quello pure. Poi perché è un qualcosa. Di diverso da tutto il resto. Già va, hai conflitto fra dare al tuo lavoro il vero valore e rendere più commerciale. Io però mi sono dovuto adattare chiaramente ai prezzi, a un certo, ai prezzi di mercato. Ciao Paolo, quanto è durato tutto questo? Tutto questo. Perché mi ricordo c'hai impiegato per sì, poi è chiaro gli impegni familiari, figlio, certo, varie cose. Utilizzavi i tagli di tempo per poi andare. Cioè, poi non è che vai in archivio, suoni campanelle, insomma. No, quindi, insomma, poi, la cosa è lunga. Lì è. Cioè, le visite sono durate dal dicembre del 2019 fino al maggio 2020. Periodo Covid. E ho preso anche il primo pezzo del periodo Covid. Infatti era tutti alla mascherina. Cioè, sono partito. Ora che gliel'hai suggerito però è tardi. È ormai tardi. Allora, sono qui per questo. C'è una diatriba lunga da Durati sul fatto che Zuntini descriva due vittorie diverse, no? E le due perizie 68-74 Zuntini descrive chiaramente due vittorie diverse. Su questo ci sono. Custodia giudiziaria, come la vede l'avvocato? Custodia giudiziaria. La custodia giudiziaria. La mancanza di custodia giudiziaria sui vostri e dove sono come dire anche una riprova del fatto che perché le voci poi sono corrono di qui, certo. Ma che il buon Zuntini normalmente spintasse i risultati se qualcuno gli portava. Allora, c'è un documento, c'è un documento nel momento in cui Zuntini. Allora, c'è il documento precedente. Perché era Vivoli si poteva chiedere. No, no, ma c'è il documento precedente in cui in un secondo tempo, in un primo tempo gli danno chiaramente per svolgere la sua, lo chiamano per la perizia. C'è il documento in cui gli consegnano i cinque bossoli e le cinque ogive che erano stati repertati nell'immediatezza o quasi. E poi c'è un secondo documento, un secondo verbale di consegna di 20 fotografie successivamente che potessero aiutarlo, diciamo, nella ricorso, perché lui non doveva fare solo la perizia balistica, lui doveva anche, gli era stato dato... Nel 74 sì, ma nel 68 mi pare no, che non c'è nessuno. Lui doveva però ricostruire, sì, gli faceva fare un po' di tutto un po', okay. Non è come adesso, ecco. Si tratta di 55 anni fa, per cui poi c'è il documento finale di riconsegna peraltro al magistrato Pierluigi Vigna, un Pierluigi Vigna giovane. Quindi inizia Caponnetto e finisce Vigna? No, Vigna firma solo il verbale di riconsegna. Del, ancora due autori potevano presentare. Di consegna della sua perizia. Firma il verbale di consegna della perizia fatta da Zuntini delle cinque ogive e i cinque bossoli che erano stati analizzati e delle fotografie che gli erano state precedentemente consegnate e lui le riconsegna in questi casi. Quindi abbiamo in questo documento i cinque bossoli e le cinque ogive consegnate unitamente
e contestualmente alla perizia. Poi non c'è scritto che sono state spillate o però ecco, nel momento in cui consegna tutta Vigna, poi quello che abbia fatto Vigna e il carabiniere che era con lui, questo nessuno lo sa, perché non esiste alcun documento. Però questo è quanto, però ecco, esistono i documenti. A questo punto ringraziamo Gian. Veloce l'ultima. Cioè, e poi Paolo, è emerso qualcosa di nuovo su Barbara Locci, nuove fotografie? Oppure testimonianze che non siano quelle dei Sardi, della famiglia Vinci, della famiglia Mele? Relativamente a cosa? Alla sua vita, a che donna era? No, non c'è nulla di nuovo lì. Quella cosa grande che emerge in tutta la vicenda del 68 e che mise in evidenza, e che se uno ha letto il libro difficile da trovare di Tricomi, di Vincenzo Tricomi, lui disse quando prese in mano il faldone del 68 richiesto da lui, si accorse che era una indagine piena di lacune, riscontri non effettuati, comunque vedrete, insomma, chi è interessato, poi ognuno si farà chiaramente la propria opinione. Comunque potete continuare le domande dopo nella pausa che ci abbiamo. Ora ringraziamo Gian Paolo e Leandro per questo grande lavoro che ha fatto.